Eccoci sulle colline di Alba. Alba è proprio lì sotto. Anzi, siamo ad Alba. Siamo proprio sopra Alba. Stiamo andando a Treiso da Caravallanghe, dove abbiamo preso Silvestro, per fare dei lavoretti. Un po' di lavoretti. Il concessionario è in un posto meraviglioso, veramente. A parte che le langhe sono tutte belle, infatti. Infatti il prossimo weekend che veniamo a riprenderlo ritorneremo giù con la moto, giusto? Questo è il programma. Il programma, sempre che non diluvi, e carichiamo la moto sul camper e poi ci facciamo un giro su e giù per le langhe. Qua si vede Alba, oggi la giornata non è spettacolare, ma si vede qualcosina qui proprio sulle colline. Siamo arrivati. Eccolo qua su. Adesso Enrico scarica la moto. In mezzo, eccolo qua. In mezzo. A casina. Il caballero. Non l'abbiamo mai fatto vedere fino adesso. Buongiorno, ho iniziato il video dal controllore delle Bespacer perché l'abbiamo appena fatto montare e stasera lo proveremo, anche se non fa freddissimo. Allora, intanto vi faccio vedere che su consiglio dell'installatore Caravallanghe abbiamo messo una nuova canalizzazione perché consigliano di non usare quella originale della Truma per un discorso di temperature. Allora, dicevamo, hanno ottimizzato gli spazi dentro la cassapanca, sono molto contento. Nonostante ci sia il doppio dei tubi di prima, c'è più spazio. Qui vedete l'uscita del Eberspacer. Lì ci sono le altre due, una della Truma e l'altra dell'Eberspacer, anche lì là. Non moriremo più di freddo. Qui sotto il frigo le prese d'aria. Appena partito. L'aspirazione fa un po' di rumore, ma è normale. Era già calda. Adesso in temperatura. C'è giusto la ventola che gira. Quello caldo. Aspirazione ancora qua. Dire che è più silenzioso della Truma. Eccoci sotto Silvestro. Vediamo se riesco a farvi vedere. Qui è stato piazzato l'Eberspacer, l'Electronic. Questo è i collegamenti elettrici. Questo è il tubo di aspirazione. Questo è lo scarico che va laggiù. Questa è l'aspirazione dell'aria, tutto bello isolato, vedete, che va qua sotto, va a prendere aria sotto il frigo. Quindi qua c'è il bruciatore, tutto il suo supporto in... Non so se è acciaio inox o lamiera d'alluminio, non so. E qui c'è l'uscita con la prima derivazione, la principale va davanti dove ci sono le dinette, vedete. Questa invece va dietro, passa lì, tutto bello isolato, entra sotto, praticamente di fronte al letto, e da lì si dirama a destra, a sinistra, dove vi ho fatto vedere prima, in bagno, dove c'è la doccia, e poi una terza diramazione, non la vedete, ma da sotto al letto va nel baule. Quindi praticamente la canalizzazione raddoppia quella originale della Truma. Devo dire che hanno fatto un bel lavoro. Stavo notando che lo scarico, eccolo qua,
non è coibentato, quindi se vogliamo andare poi, vedete, questo è quello che arriva dal lavandino del dietro del gabinetto, insomma lavandino del bagno. Questo è da coibentare, eh? Anche qua sarà un po' dura passare perché adesso c'è stata struttura qui. Sì. Questo qua gela, eh. Facciamo vedere anche di qua la diramazione. Questo è tutto il tubo isolato che va verso la dinette e qui c'è il tubo del gasolio. Guardate, qui sono sotto il campo, è un po' scomodo. Eccolo lì, questa è la pompetta. Eccoci qua, siamo a Barolo. Dove fanno il vino, Barolo? Sì, fanno il vino, esattamente. E qui ovviamente c'è Borgogno, famosissimo. Cantina più famosa. Famosa, di Barolo, con la terrazza, dove adesso rifaranno di nuovo gli aperitivi. Mm-hmm. Ah, c'è proprio la... Sì. E qui è il posto magnifico dove c'è una vista. Una vista spettacolare. Siamo sul rooftop di Borgogno, vero? Finalmente siamo riusciti a salire. Non ho mai salito. Perché quando siamo venuti anni fa... 2019 era, forse? Sì, no, 2018, forse. Era quando c'era la fiera del tartufo di Alba, ma era... Ma che spettacolo! Era... È anche venuta una bella serata. C'era una coda pazzesca. E poi 2020 era tutto chiuso causa Covid e oggi invece è aperto. Allora, noi abbiamo parcheggiato Silvestro là. Là c'è la... dietro quella casa gialla. Il muso di Silvestro. Sì, non so se si vede con la GoPro. Allora. Non è una vera e propria area di sosta, è un parcheggio. Parcheggio. Se no qualcuno farebbe qua per la notte, sì, è impossibile. Qui sotto. Parte che non è... No, allora, non c'è nessun divieto, però c'è l'ordinanza che è a livello comunale che è vietata ogni forma di campeggio. Sì, vabbè, il campeggio però è una cosa, il parcheggio la sosta è un'altra. Comunque, mal che vada, ci spostiamo, tanto di posti dove dormire è intorno. Non è la prima volta che ci fermiamo, sì, qua, cioè. Ah, è lassù è la morra, non so se l'abbiamo detto là, prima. Lassù la morra, sì. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo andando a visitare la chiesetta di Barolo, quella famosa tutta colorata, che però è alla Morra. Esatto. Beh, a metà, dai. Il comune di La Morra e Barolo. Andiamo. In mezzo ai vigneti. Eccoci qua, non c'è nessuno, un camogli, chi è? Bietino, il numero, che col simpatica. Camogli. Vabbè, dai. Allora, mettiti in fila per fare la foto, parenti della sposa, parenti dello sposo, cugini, cugini, gli amici e via. Bisogna venire in settimana, ma noi lavorando non possiamo. Oggi è domenica. Adesso sono tutti i cavoli a tornare su. Nonostante il tempo brutto. Ma io vorrei capire, ma tutti questi che sono venuti con la macchina? Probabilmente di qua si può.
dici? Dalla morra. Proprietà privata. Cioè da Barolo. Ah, da Barolo, da Barolo, usa Barolo magari si può. Capito. Ah, lì con la moto.